In quanto dirigente dell'Istituto Falcone Scauda, intendo mettere in evidenza la gioia, la partecipazione degli studenti in questi giorni. Hanno dato prova di essere originali, di partecipare a progetti quali appunto è Scuola Viva a distanza. Quindi in un momento particolarmente difficile per la scuola, il momento della pandemia, e hanno vissuto soltanto questi ultimi giorni in presenza. Ma davvero i risultati raggiunti sono davvero ottimali. Perché la scuola ha imparato delle modalità diverse per presentare il lavoro di un anno. Non soltanto la festa, i balletti, anche perché comunque ci muoviamo in sicurezza, ma anche attraverso filmati, attraverso documentari che molto, che spesso hanno realizzato i ragazzi stando a casa. Stando a distanza. In questi giorni sto vivendo l'emozione di vedere una scuola in fermento. Progetto Scuola Viva, e io ringrazio quanti hanno reso possibile per 4 anni tantissime attività, ma la scuola sta realizzando anche quel piano estate che permette ai nostri giovani di recuperare momenti di socialità, momenti dello stare insieme, ovvero di recuperare il rapporto con la scuola, nella scuola, per realizzare una didattica più viva, una didattica più efficace, che segnerà il cambiamento della scuola, oltre che di ognuno di noi e anche dei nostri giovani. Attraverso questo progetto e attraverso la collaborazione che il nostro istituto ha firmato con associazioni del territorio, è riuscita a mettere in atto dei percorsi formativi per i nostri alunni. Ogni anno, in ciascuna di queste 4 annualità, sono stati coinvolti più di 150 alunni tra la scuola primaria e la scuola secondaria. E in effetti anche degli ex alunni hanno partecipato, anche fuoriusciti, che sono stati guidati da esperti esterni nel poter approfondire la conoscenza del territorio, sia la prima annualità per esempio, sia attraverso la conoscenza dei prodotti enogastronomici del territorio, sia attraverso proprio la conoscenza delle architetture che caratterizzano il nostro territorio. Siamo sul Miglio d'Oro, le famose ville del Settecento, e quindi i ragazzi in queste varie fasi del percorso hanno analizzato, hanno potuto conoscere e visitare le ville del Settecento, soprattutto quelle afferenti al nostro quartiere di Leopardi, e non ultimo in questa annualità si sono avvicinati alla conoscenza di quelle che sono le tradizioni religiose, quindi il sacro e il profano del nostro territorio, non solamente esclusivamente torrese ma anche campano, per cui hanno avuto modo di affrontare e conoscere le tradizioni nostre tipiche, quali quella dell'Immacolata dell'8 dicembre, della processione dell'Immacolata che si tiene ogni anno qui a Torre del Greco l'8 dicembre, e poi anche feste campane come la Piedigrotta,
e tutto quello che ci è girato intorno, con le famose canzoni della musica classica napoletana. E poi le tamurriate, e quindi hanno potuto anche da vicino con esperti di settore conoscere e approfondire come si costruisce una tamurra, come si suona una tamurra, e abbiamo avuto la possibilità di poter vedere da vicino anche strumentisti e come appunto imparare a suonare una tamurra. Non ultimo, l'altra caratteristica che è proprio tipica della nostra regione campana, il presepe napoletano. E quindi abbiamo avuto la possibilità con loro di approfondire, ma soprattutto di rendere moderno. Il loro presepe è stato un presepe millennial, perché appunto lo spettacolo si è chiamato Presepe Napoletano 2.0, proprio perché è stata una rivisitazione del presepe napoletano adattandolo ai tempi nostri moderni. E con questo ultimo atto, diciamo, siamo stati orgogliosi e soddisfatti, perché abbiamo risvegliato quello che è il senso di appartenenza dei ragazzi alle radici di questo territorio, perché soltanto formandoli riusciamo ad avere dei cittadini più formati, più giusti, più rispettosi del nostro territorio. I ragazzi della scuola chiudono un ciclo e con il teatro danno tutto quello che è stato la loro esperienza per quanto riguarda la conoscenza di ville settecentesche, per quanto riguarda la gastronomia. È fondamentale che la scuola, che è ripartita, e speriamo che a settembre ripartirà nel modo giusto, perché questo è l'augurio, affinché una volta e per sempre mettiamo a lato quella che è la questione Covid, la scuola dà la possibilità di ripartire, e il modo migliore questa sera è con la rappresentazione dei ragazzi, con i loro genitori, con i loro insegnanti, con la loro preside. Un ringraziamento a tutto il corpo docente, un ringraziamento a tutti i ragazzi. È un progetto che è andato alla riscoperta di quelli che sono i valori e le tradizioni della nostra città. Penso alla riscoperta delle ville settecentesche, ai percorsi enogastronomici, agli itinerari religiosi. L'immensa ricchezza che ha questa città e che deve essere valorizzata. Sicuramente non c'è percorso migliore che possa essere guidati dai giovani. Questa è una scuola che è una fucina di idee, lo dimostra sistematicamente, quotidianamente con il loro operato. L'amministrazione comunale non può che ringraziare quello che è stata l'azione svolta, e stasera abbiamo partecipato alla conclusione di un evento particolarmente importante e significativo per il nostro territorio. Allora, sicuramente è stato un anno particolare, reduci anche dal precedente. I ragazzi erano molto carichi di sensazioni negative, magari venivano dalle 5 ore di scuola, e quindi affrontare un progetto ancora una volta in DAD poteva essere faticoso, e così non è stato, perché il loro entusiasmo contagioso ha consentito a noi tutor, a noi esperti, di andare avanti nel progetto con entusiasmo, coinvolgimento, hanno partecipato, e a distanza abbiamo realizzato dei prodotti davvero straordinari. I ragazzi hanno conosciuto le tradizioni popolari, religiose, locali della nostra regione, e davvero con grande coinvolgimento, e hanno addirittura ballato, imparato a danzare all'insegna del suono della tamurra, quindi è stato veramente notevole per dei ragazzi poi così piccoli, tra l'altro. Era una sfida ardua, si presentava davvero difficoltoso coinvolgerli dopo le 6 ore scolastiche nuovamente in DAD, ma lo schermo non è stato motivo di distacco, anzi hanno superato questa distanza e sono stati pienamente coinvolti. Soprattutto ha giocato a nostro favore una didattica di tipo laboratoriale, quindi non lezione partecipata frontale, ma soprattutto creazione, dinamismo. Questo ha giocato a nostro favore, soprattutto laboratorio creativo. Sembrava difficile, ma in realtà i ragazzi sono stati all'altezza della situazione, non hanno, diciamo, visto niente di diverso, sia in DAD e poi alla fine hanno concluso alcuni incontri in presenza. Sono stati molto entusiasti di questo percorso, soprattutto nella conoscenza di tutte le tradizioni di Torre del Greco. Nonostante loro le conoscessero, però siamo andati in profondità e quindi hanno conosciuto lati che non conoscevano, non sapevano. Devo dire che mi devo congratulare con questi ragazzi, hanno fatto un enorme sforzo e sono stati davvero meravigliosi. Vi ringrazio a nome di tutta la scuola, ma anche di tutto il territorio di Torre del Greco.
La forza me l'ha data proprio i ragazzi che erano, cioè non percepivano la distanza, anzi erano loro che davano la forza a noi per poter continuare. È stata un'esperienza particolare questa di quest'anno, siamo partiti a distanza con tutte le difficoltà del caso, i ragazzi hanno imparato a inquadrarsi, girare le scene proprio a distanza e sono state scene della loro quotidianità, quindi abbiamo fatto in modo di entrare nel loro mondo e nelle loro case. Gli ultimi incontri fortunatamente siamo riusciti a farli in presenza e questo è stato veramente linfa per noi e per loro. Sono stati loro a darci la forza durante quest'anno particolare ed è stata un'esperienza senza dubbio particolarmente soddisfacente per noi e per loro. E la risposta dei ragazzi in particolare qual è stata? È stata sicuramente positiva, no? Assolutamente sì, i ragazzi volevano venire in presenza ed è stato proprio per loro che siamo riusciti ad organizzare gli ultimi 3 incontri in presenza, perché avevano proprio voglia di conoscerci e di lavorare insieme. Poi d'altronde un laboratorio particolare come questo teatrale, di scrittura ma anche proprio di video, per loro in presenza aveva un senso sicuramente diverso. Il primo è più un progetto di finzione che racconta il rapporto che i ragazzi possono aver avuto nella fase di DAD, quindi quando le ordinanze li hanno tenuti a casa, e la voglia di libertà, di svago, nel momento in cui hanno potuto finalmente riabbracciare i compagni e ritornare nell'ambiente scolastico. L'altro invece è un documentario d'inchiesta dove tutti i ragazzi singolarmente esprimono le loro opinioni sui 4 temi principali che animano l'edizione di quest'anno. Ed è molto interessante perché viene fuori anche quello che è il loro background, la loro storia personale. La risposta è stata assolutamente piena e sorprendente, perché se c'è una cosa che i ragazzi fanno è quella di metterci tutto, la passione, l'interesse, e di vivere l'esperienza sia come un gioco sia come un momento di crescita, di svago, di avvicinamento. Siamo molto contenti della risposta dei ragazzi. Questo progetto è stato molto emozionante perché noi abbiamo imparato tantissime cose in questo arco di tempo e quindi sono felice di aver saputo tante altre cose per le tradizioni popolari. Com'è stata questa esperienza nonostante non si è stati in presenza in classe con i propri compagni? Per me è come se è stato che siamo stati in classe, però sono contento lo stesso. Abbiamo organizzato questo spettacolo con non poche difficoltà, abbiamo dovuto lavorare prima in DAD e fortunatamente adesso possiamo fare anche una rappresentazione in presenza e questo ci gratifica. Lo spettacolo consiste nel far inserire i bambini nel mondo del presepe trasportato ai nostri giorni, quindi ogni bambino si è inventato, ha creato questo personaggio con le caratteristiche e tutto quello che oggi si propone lo hanno praticamente portato sul presepe. I ragazzi sono stati impegnati in questo percorso di costruzione di pastori presepe 2.0, nel senso che hanno costruito dei personaggi moderni prendendo spunto dalla storia dei pastori del presepe tradizionale. Il loro percorso quindi è stato svolto a distanza, quindi c'è un attimo, in secondo piano è passata la recitazione per dare spazio piuttosto a tutte le altre attività teatrali che hanno visto la creazione del personaggio, i costumi da inventare, li hanno disegnati e quindi abbiamo costruito veramente passo passo questi personaggi che avete, penso, notato nella storia fatta dal personaggio del presepe tradizionale a quello nostro, e quindi i ragazzi si sono divertiti, come avete ben visto, a svolgere questo ruolo come nuovi pastori del presepe.
L'associazione Ethnos Club collabora con la scuola Falcone Scout già da diversi anni e siamo felici di aver continuato questo progetto anche quest'anno, un anno di grandi difficoltà perché il tutto è avvenuto per la gran parte in DAD a distanza. Il tema che abbiamo portato avanti è stato quello del recupero della tradizione della cultura popolare vesuviana attraverso una fiaba che è quella di Anello e Anella, che diventa un viaggio, se vogliamo, anche di pretesto per raccontare le tradizioni, gli strumenti, la costruzione di strumenti e i rituali che si svolgono nei paesi intorno e dietro al Vesuvio. Ai bambini e ai ragazzi abbiamo affiancato anche dei musicisti professionisti di livello, come Antonio Matrone che suona tamburo e costruisce, Detto Leone, costruttore di strumenti popolari, Giovanni Saviello, costruttore ed esecutore di strumenti a fiato e anche strumenti quali organetto e fisarmonica, e dei danzatori di danze popolari. E mi hanno affiancato invece nel lavoro Rossella Accardo, che ha curato la parte recitazione, Veronica Bottigliero per la parte di elementi scenici. Il valore di una tradizione è molto ben più importante se la si riconosce, anziché metterla, come dire, come un fatto museale di passato, ferma a se stessa, come morte, ma se la si rende viva, se si recuperano dei valori, il rapporto con la terra, il rapporto con la comunità, il rapporto con la propria identità, allora, come dice Edoardo, si salta ancora più in alto, come se si partisse da un trampolino. Ecco, alle nuove generazioni, ragazzi, è molto importante dare un segmento di ricerca della loro identità nella tradizione, perché la tradizione è la tradizione, la tua identità, la tua storia, ti traccia il tuo futuro, traccia, diciamo, la tua storia futura. Il primo modulo era imperniato sulla Piedigrotta e quindi la tradizione della festa della Piedigrotta tra il sacro naturalmente e il profano, cioè la festa religiosa che diventa festa di popolo, e noi abbiamo cercato di far comprendere ai bambini questa festa che è insomma un po' lontana nel tempo e quindi un po' lontana dal loro vissuto, attraverso il racconto bellissimo che ne fa Raffaele Viviani nella sua autobiografia, perché lui ha avuto un primo impatto anche abbastanza traumatico con la festa di Piedigrotta, in quanto lui racconta che era bambino, piccolino, aveva 3 o 4 anni e già cantava vestito da marionetta nell'opera dei pupi di suo padre. E la sera dopo lo spettacolo naturalmente lui si addormentava e lo riportavano a casa in una cesta tenuta in equilibrio sulla testa, nella quale la mattina, recandosi in teatro, portavano il pranzo e la cena, e quindi lui, mentre dormiva in questa culla primordiale, in questa specie di cesta, sente questi rumori, questi frastuoni, queste trombettelle, questi schiamazzi provenire dalla festa, naturalmente si sveglia, si spaventa e si mette a piangere, però poi subito dopo capisce che non è niente di cattivo, non è niente di negativo, si incuriosisce, vuole scendere dalla sua cesta e con la meraviglia di un bambino assiste a questo spettacolo che lo colpirà talmente tanto che poi più tardi scriverà uno dei suoi capolavori, che è proprio Festa di Piedigrotta. Quindi attraverso questo racconto e attraverso le emozioni di questo bambino prodigio, che era Raffaele Viviani da piccolo, noi siamo riusciti a far passare ai bambini la magia, l'incanto, ma anche la spensieratezza, la voglia di stare insieme, la voglia di fare festa che rappresenta la Piedigrotta. Questa festa così lontana nel tempo è diventata molto vicinissima a loro, molto prossima, perché anche se in DAD in un primo tempo e poi dopo quando abbiamo potuto fare gli incontri in presenza, hanno espresso proprio questo bisogno di questa festa, che era lo stesso bisogno che vivevano i protagonisti della festa per tutto l'anno, cioè si aspettava un anno intero e ci si preparava un anno intero per la festa di Piedigrotta. Quindi è stata sicuramente positiva e sicuramente funzionale. Questo modulo era dedicato alle Madonne bianche e nere, quindi quelle popolari, ma nel senso di famose anche in tutto il mondo, perché poi abbiamo visto proprio
queste festività vengono non soltanto onorate in Italia, celebrate in Italia, ma anche all'estero. Ce ne sono molte più di quelle che si pensa. E partendo da quella che è proprio il culto in origine, ma anche nell'antichità, quindi Iside, le prime divinità, e allacciando il discorso di paganità e sacralità, invece abbiamo ampliato il discorso facendolo diventare più un percorso su quella che è la donna, la figura della donna, e quindi il sacrificio che le donne nei secoli hanno dovuto sopportare, ma anche per portare avanti una famiglia, un lavoro, non soltanto dal punto di vista religioso. Quindi, e quindi questa figura della donna, della madre, che è pronta a sacrificarsi e a soffrire in tutti i modi che appunto caratterizzano l'ambito del vissuto femminile. Ed ecco quindi affiancare dei testi molto particolari. Abbiamo ravvicinato Dedica segreta di De Simone, la favola del figlio cambiato di Pirandello, abbiamo estratto alcune poesie contemporanee e non, come Baudelaire, oppure Suyana Bhatt, questa contemporanea scrittrice africana. Insomma, diversi testi, tutto su questo tema, e soprattutto le ragazze, perché erano tutte ragazze che facevano parte di questo modulo, hanno vissuto questo argomento in diversi aspetti, diverse sfaccettature, grazie anche al supporto dell'esperta che ci ha affiancato in questo percorso di danza, e quindi siamo riusciti a creare questa sacralità e profanità proprio sul tipo di lavoro fisico che hanno fatto le ragazze. Thank you.